I love my bike, my bike, my bike. Appena almeno sono stanco, con la mia bici sono tutti fermi, ma io passo. Bike show, cioè è uno spettacolo meraviglioso. Amici di Bike Show, a volte si vince, a volte si perde, a volte si scende al podio. Mi girano le p***e. Con Bike Show TV, speciale giro. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV. Amici di Bike Show, benvenuti a speciale Giro d'Italia, nona tappa, siamo a Benevento per una tappa di 224 km. Oggi Benevento, San Giorgio del Sannio, una tappa con 4.000 metri di dislivello. In maglia rosa sempre Alberto Contador, ieri si è confermato in buone condizioni, sta recuperando dalla brutta caduta, quindi questa è una bella notizia proprio per lo spettacolo di questo Giro d'Italia. Aru in grande forma, ieri ha tentato degli attacchi, però oggi sarà veramente un'altra tappa di quelle difficili. Andiamo a vedere i protagonisti, a seguire la tappa, vedrete dei momenti belli di questo Giro d'Italia. Bravo. Quindi ancora porta colori. Eugenio alla facci. Allora Eugenio, siamo alla nona tappa. Queste prime otto tappe come sono state? Ma sono state dure, veramente veramente dure, guarda. Anche ieri è stata una partenza tutta, subito il gruppo si è spaccato. Ho veramente pensato di fare tutto il giorno in gruppetto ieri, invece poi per fortuna si è rientrati, ma è stata dura e oggi mi sa che è ancora più dura delle altre. Allora, per farvi felici, oggi sono 12 km di più, 4.000 metri di dislivello, dai. Sì, dai, sono piccoli numeri, giusto. Poi dopo i 260-270 l'altro giorno, i 190 di ieri, ormai si è arrodati, non abbiamo problemi. Damiano Caruso, Damiano, una prima parte del giro come? Ma secondo le mie aspettative, sapevamo che il giro sarebbe stato duro sin dalle battute iniziali e io e la mia squadra ci siamo fatti trovare pronti. Cercheremo di condurre ancora una linea di gara come in questi primi giorni e per centrare il nostro obiettivo che è la top 10. Ieri hai avuto buone sensazioni sulla capitale maltese? Sì, sì, sicuramente la condizione è buona e l'ho dimostrato anche ieri. Ripeto, il giro è ancora molto lungo, le tappe dure ce ne saranno ancora tante e voglio pensare positivo. Luca Chirico ha detto: meno male che siamo alla fine di questa settimana dura. Questa settimana è stata dura, oggi è ancora più dura. Ma solo 4.000 metri di dislivello oggi? Sì, no, diciamo che è una passeggiata tranquilla oggi. Diciamo che è un mangia e bevi agitato. Abbastanza agitato, shakerato direi. Ma vai in fuga?
Speriamo, noi vediamo, ma speriamo per anticipare un pochino, stare accorciare l'agonia. Allora, noi partiamo con la macchina adesso, vuoi venire con noi? Non sarebbe male. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Sonny Colbrelli, Sonny, partiamo con un happy birthday to you. Tanti auguri a me, sì, infatti. Ma te lo festeggiano in gruppo? Ma sì, dai, ci sono tanti corridori che mi fanno gli auguri, però c'è poco da festeggiare perché si va tutta e perciò me li fanno o via social network, se no, o prima di partire o alla fine, però in corsa è un po' tutto. Sonny, il regalo te lo vuoi fare in una tappa più avanti, perché oggi 4.000 metri di dislivello, 224 chilometri. Ma ci provo anche oggi perché sto bene e ci voglio provare, poi se non è oggi speriamo un'altra tappa. In bocca al lupo allora, fatti il regalo. Grazie, grazie, ciao. Roberto, siamo alla nona tappa, in questa prima parte del giro abbiamo visto una leggera difficoltà alla Betone, però ieri ti abbiamo visto invece che stai migliorando. Sì, diciamo che miglioro giorno per giorno. Ti aspettiamo la terza settimana allora? Certo, se no alla quarta. Bitch, I love Lucy. If these niggas dogs, I'm animal cruelty. Don't fuck with me at all, cause I'm twisted like an Rubik's Cube. Oh my, look how the time has flown. And they say time is of the essence, but what if that clock is wrong? But all my problems will be second and all my worries will be gone. And I'll have money bags for breakfast. Smell like bitch, I'm Rich Cologne. I'm so relaxed, my Gucci flats ain't got a scratch. And if you got problems with eye, well, I will fix them cataracts. They say it costs to be the boss. Bene, amici di Bike Show, siamo praticamente alla zona rifornimento. Qui siamo circa 100 km di gara, se non sbaglio, più o meno. E qui si riforniscono i corridori. Siamo su una salita di 15 km, quindi un momento molto importante. Siamo all'area rifornimento della Bardiani CSF, quindi e qui stiamo preparando il rifornimento. Stiamo per i corridori. Il rifornimento, visto che siamo in salita, gli diamo due tortine che sono alla marmellata. Poi un altro panino, quindi carboidrati a lento assorbimento, delle barrette e dei gel invece a rapido assorbimento che mangeranno e si infileranno nelle tasche e mangeranno più avanti. Acqua e malto. Ora quindi maltodestrine. Maltodestrine, acqua, oggi non è calda, ieri invece abbiamo dato anche del tè. Infiliamo dentro il tutto nel sacchettino, in maniera tale che poi i ragazzi sceglieranno che cosa mangiare e che cosa invece portarsi e rifornirsi un po' più avanti. Con questo rifornimento quanti chilometri fanno circa? I ragazzi faranno altri 40 chilometri, poi se avranno bisogno chiederanno alla macchina qualche integrazione in più, soprattutto carboidrati e zuccheri. Oggi tappa di 224 chilometri circa, rifornimenti fissi però sono uno o due? Ne facciamo solo uno oggi, dalla macchina riceveranno altri rifornimenti, altri integratori, piuttosto che acqua, maltodestrine o tutto ciò di cui avranno bisogno. Quante borracce bevono i corridori in una tappa come quella di oggi? Sicuramente due dal nostro sacchetto e poi almeno altre sei o sette. Quindi circa 8-10 borracce in una tappa che sono abbastanza. Sì. Poi chi è il corridore in squadra che beve di più? Ma penso Colbrelli, Sonny Colbrelli, sì, che oggi è anche il suo compleanno. Noi gli abbiamo già fatto gli auguri in partenza, gli abbiamo già fatto intervista. Oggi avrebbe bevuto anche del vino in partenza per festeggiare. Tra l'altro oggi Sonny ha detto che vuole fare una grande gara. Speriamo, noi ci contiamo, così festeggiamo due volte stasera. Chi è che ha richieste più particolari da mangiare? Nessuno o qualcuno chiede qualcosa di particolare? Manuel Buongiorno, in quanto è intollerante al glutine e al lattosio, quindi ha un'alimentazione particolare che esclude gli agglutinati, cioè che comprende gli agglutinati ed esclude i lattosati.
vedete ragazzi che si può correre, basta stare attenti, basta preparare le cose che possono mangiare, possono bere, ognuno diverso dall'altro. Esattamente, per ciascuno ogni alimentazione è diversa e particolare. Bene, noi vi lasciamo al lavoro, dopo vi seguiamo dopo quando date il rifornimento ai ragazzi. Bene, grazie mille. Raccontaci la tappa di oggi e le tue sensazioni. Sensazioni, mal di gambe. È stata una settimana durissima, penso, per tutti. E nessuno si aspettava un giro così duro e finalmente ormai c'è riposo. Amici di Bike Show, oggi ci sono io, Danilo l'abbiamo mandato in sala stampa. Nona tappa del Giro d'Italia da Benevento fino a San Giorgio del Sagno con una fantastica vittoria di Tiralongo del team Assana. Dopo un paio di chilometri è partita la fuga con 11 corridori, tra cui appunto Tiralongo che è arrivata fino alla fine. Amici di Bike Show, l'appuntamento è sempre domani con speciale Giro. Ciao! I love my bike, my bike, my bike. Appena almeno sono stanco, con la mia bici sono tutti fermi, ma io passo. Bike Show, cioè è uno spettacolo meraviglioso. Amici di Bike Show, a volte si vince, a volte si perde, a volte si scende al podio. Mi girano le con Bike Show TV, speciale Giro. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV.